Matteo Tanzilli di Elbitz. Quanti anni di vita? Cominciamo da una scheda tecnica brevissima. In Italia da 3 anni sostanzialmente, abbiamo lanciato nel 2018-2019 il primo servizio di sharing monopattini a Milano, quindi diciamo siamo nati in Italia in maniera molto strutturata. E siamo il primo operatore di sharing di micromobilità in Italia, diciamo rappresentiamo circa il 25% market share italiano per quanto riguarda questa categoria. E, sicuramente, come diceva prima, c'è stata lunedì scorso, è uscita la prima trimestrale della quotazione con un numero molto importante, più 236% di ricavi nell'ultimo anno, quindi sostanzialmente sì, è un fenomeno sicuramente in grande crescita che in Italia si sta anche regolamentando, si parla tanto di regolamentazione e sicurezza anche su tutte le prime pagine dei giornali, soprattutto in questi ultimi mesi. Io sono anche presidente di AstroSharing, che è l'associazione di categoria del settore dello sharing che racchiude sostanzialmente i maggiori operatori di mobilità condivisa. E insieme anche ad AstroSharing in sede parlamentare abbiamo aiutato a portare le nostre istanze per quanto riguarda la regolamentazione in sede di conversione del decreto infrastrutture, e quindi è stato normato finalmente in maniera definitiva il settore della micromobilità. Questo creava incertezza all'interno anche dei nostri investitori esteri, e oggi invece abbiamo portato un importante risultato a livello anche di policy. A livello di sicurezza, noi come Elbitz abbiamo investito tantissimo. Ieri a EICMA abbiamo presentato in anteprima mondiale il nostro mezzo italiano. Diciamo sarà il primo monopattino sharing in condivisione prodotto interamente in Italia. Quindi questo è importante. Oggi la maggior parte dei monopattini viene prodotti soprattutto in Cina. Noi vogliamo portare, stiamo cercando uno stabilimento nel nord Italia che permetta di costruire, il monopattino è stato progettato da Pininfarina e verrà prodotto qua in Italia. Ci teniamo molto al Made in Italy, che è un brand sicuramente importante, e sostanzialmente portare posti di lavoro qua in Italia. Noi siamo nati, diciamo, l'azienda americana, ma un cuore, diciamo, italiano. Quindi uno degli headquarter più importanti sta a Milano, quindi ci teniamo fortemente a questa espansione e a questi investimenti nel nostro paese. E, come le dicevo, questo monopattino ha delle caratteristiche molto importanti, in quanto non permetterà per esempio di andare più in due, cioè la tecnologia andrà incontro alle esigenze anche che sono state richieste in sede parlamentare, in commissione trasporti. Quindi nella fattispecie ci sarà una telecamera frontale che vedrà il guidatore, e qualora ci fosse un secondo passeggero il monopattino si spegne. Quindi questo, diciamo, la tecnologia va incontro fortemente anche agli standard di sicurezza. Io posso sicuramente dire che questo monopattino è tra i monopattini sharing con gli standard di sicurezza maggiori al mondo, perché io non penso che esistano a livello tecnologico, anzi non esistono a livello tecnologico dei mezzi con questo studio di ricerca e sviluppo italiana, ci tengo a specificarlo. E un'altra cosa importante sono gli indicatori di direzione in sede di indicatori di direzione, le frecce. Ah, okay, le frecce perché nel decreto infrastruttura sono state rese obbligatorie per tutti i nuovi mezzi sharing della micromobilità in Italia. Quindi noi abbiamo sostanzialmente recepito questi input che ci sono stati dati anche ovviamente da questo decreto, e li abbiamo inseriti, abbiamo progettato questo nuovo mezzo che permetterà degli standard di sicurezza molto elevati. Siamo molto orgogliosi di questo. Ecco io volevo fare una domanda di tipo sociologico. Se noi valutiamo i visitatori unici del vostro prodotto, quindi non tanti, i dati sono buoni, quindi, però diciamo, lo sapete voi quante teste utilizzano il monopattino regolarmente, quante occasionalmente, eccetera eccetera. E anche la tipologia, perché che siano giovanotti e giovanotte è pacifico. Poi che un sessantenne come me, con prudenza, lo utilizzi, già è forse meno ovvio. Certo. Chi è l'italiano medio sul monopattino? E poi, allora, scusi, l'altra cosa importante è il passaggio dal monopattino all'altro sharing, che mi pare anche la tendenza nuova, che ci permette di riconnetterci poi a tutto il settore. Certo, allora... sicuramente l'utente del monopattino sharing è un utente più giovane. Per
abbracciare la più grande fascia di richiesta, di offerta per quanto riguarda questa tipologia di mobilità. Abbiamo acquistato l'anno scorso Mimoto, che è un'azienda di scooter sharing, in modo tale da poter abbracciare la più grande diciamo, utenza a livello anche di età. E quindi possiamo dire che, per esempio, anche a livello di mobilità, di chilometri percorsi, in Italia la percorrenza media del monopattino è circa 2 chilometri, la percorrenza media invece per lo scooter sharing è di 6 chilometri. Quindi andiamo ad abbracciare e andiamo a proporre sul territorio un'offerta più ampia, sia in termini di utenza per quanto riguarda l'età di persone che possiamo abbracciare, sia anche l'offerta a livello di percorrenza che possiamo offrire con le diverse tipologie di mobilità che abbiamo, che proponiamo sostanzialmente. E è molto importante dire, in Italia siamo diciamo, presenti in oltre 25 città con le diverse tipologie di mobilità. E ieri è uscito il rapporto dell'Osservatorio dello Sharing Mobility, e qui mi riaggancio un po' ad alcune riflessioni che sono state fatte prima. Sicuramente lo sharing non è la panacea di tutti i mali, sicuramente viene utilizzato maggiormente nei grandi centri urbani, ma c'è anche da dire che nel 50% dei capoluoghi italiani ad oggi ancora non c'è un servizio sharing, quindi in Italia c'è ancora grande mercato, ci sarà sicuramente nei prossimi anni investimenti per quanto riguarda questa tipologia di settore, di mobilità. In sede di PNRR, si è parlato prima, il dottor Favara parlava di infrastrutture. Per quanto riguarda il nostro settore, le infrastrutture anche per gli standard di sicurezza sono fondamentali. Vi faccio solo l'esempio di Parigi, che negli ultimi 5 anni ha investito 300 milioni per la realizzazione di 1.600 nuove piste ciclabili e 10.000 parcheggi dedicati. Il fenomeno del parcheggio selvaggio, che magari ad oggi ancora si può vedere a Roma, il monopattino parcheggiato sul marciapiede che può dar fastidio, sostanzialmente sempre in questo decreto è stato stabilito che entro un anno i comuni dovranno diciamo, trovare delle infrastrutture dedicate, dei parcheggi che dovranno condividere con operatori, in modo tale che in alcune aree delle città, diciamo, come per esempio mi viene in mente il Tridente, non si potrà più parcheggiare sul marciapiede, ma si dovranno parcheggiare questi mezzi in aree dedicate, che è una cosa di buon senso sostanzialmente. La tecnologia ad oggi, vi faccio l'esempio, quando abbiamo lanciato Roma si poteva parcheggiare per esempio a Piazza del Popolo, a Piazza di Spagna. La nostra tecnologia permette ogni mezzo sharing, un IoT, ha un cervello collegato online con un GPS, quindi noi sappiamo in tempo reale dov'è questo mezzo e noi possiamo da remoto interdire alcune aree di parcheggio, quindi alcune aree diciamo ad alto impatto anche diciamo di turistico, non abbiamo permesso il transito ma non il posteggio, in modo tale da poter ottimizzare diciamo e sfavorire il parcheggio selvaggio di questi mezzi. E sostanzialmente questa tipologia di mobilità ci siamo resi conto che è molto utilizzata per quanto riguarda anche diverse fasce. Mi riaggancio alla domanda che mi ha fatto inizialmente. Sicuramente la fascia iniziale della micromobilità è giovane, ma ci stiamo rendendo conto che rispetto ai primi anni di utilizzo questa fascia sta aumentando anche a livello di età. Quindi è un discorso educazionale, cioè un nuovo servizio come un nuovo servizio di mobilità all'inizio magari viene preso con entusiasmo prima dei più giovani e poi piano piano la fascia di età sicuramente si va ad alzare. A livello educazionale, ne parlava prima uno dei relatori che mi ha preceduto, è molto importante. Noi come Elbitz abbiamo fatto un importante partnership con EduStrada, che è la piattaforma del Ministero dell'Istruzione, con la quale in oltre 2.700 scuole italiane abbiamo proposto delle attività formative per i più giovani per capire, diciamo, l'utilizzo corretto di questi nuovi servizi di mobilità. È fondamentale spiegare il corretto utilizzo di mezzi che fino a 3 anni fa nelle nostre strade non c'erano. Certo. In Italia oggi ci sono, di tutti gli operatori, circa 42.000 monopattini sharing, una flotta che rappresentano circa il 10% della flotta circolante, ci sono circa 500.000 di monopattini privati in Italia. Quindi
Sono numeri importanti, in grande crescita. Nell'ultimo anno questo settore, dati dell'osservatorio Sharing Mobility di ieri, quindi molto aggiornati, nell'ultimo anno è cresciuto solo la micromobilità del 65%. Quindi sono numeri veramente impressionanti. Ovviamente questa grande crescita si porta dietro tutta la parte di regolamentazione, perché a volte l'innovazione va più veloce rispetto alla regolamentazione. In Italia si sta facendo tanto, ma sicuramente diciamo, si farà ancora di più. Diciamo, il tema legislativo che è stato portato poche settimane fa rende obbligatorio l'assicurazione per quanto riguarda i mezzi sharing, ma già lo era anche prima, e si è dato mandato al Ministero entro 180 giorni di capire se anche per i mezzi privati ci sarà l'obbligo dell'assicurazione. No, ma lì c'era una domanda tendenziosa, si scassano troppo, i vostri utilizzatori rompono questi monopattini? Mediamente l'utilizzo medio di un monopattino è circa 18-24 mesi. Penso che sia compreso nei vostri calcoli di business, perché è parte integrante. C'è un'usura fisiologica. C'è un'usura sostenibile fisiologica, per usare un termine. Però il tema, ci tengo, ne hanno parlato i colleghi dei relatori precedenti, ma secondo me un tema importante che è stato toccato poco in questo panel sicuramente è il discorso MAS. Si è parlato di pluralità di player con il direttore di Unipol, però sicuramente se ne parla in Italia ancora troppo poco. Mobility as a service. Sì. Mobility as a service oggi, per quanto riguarda noi operatori, e qua c'è anche il direttore di Eniasa, sicuramente riguarderà anche gli operatori del car sharing, è fondamentale per quanto riguarda si parla di mobilità del futuro, ma oggi la mobilità non è più intesa come mobilità di proprietari di un mezzo, ma come servizio. Sostanzialmente adesso il Dipartimento della Trasformazione Digitale ha aperto un tavolo di lavoro per definire le linee guida, se ne parla tanto di questo MAS, ma quali saranno le linee guida che porteranno nei prossimi mesi, nei prossimi anni, questa piattaforma che ogni città avrà per definire un'aggregazione di diverse tipologie di servizio. Per quanto riguarda l'esempio in Europa più importante è quello di Helsinki, che ha fatto già nel 2016-2017 una prima piattaforma MAS che si chiama WIM. Allora oggi ho visto ieri la tariffa che propongono loro per 69 euro al mese, propongono diverse, un abbonamento mensile per tutti. Per tutto, per TPL, trasporto pubblico locale, sharing, car sharing, noleggio a lungo termine, noleggio autovetture, colonnine elettriche e parcheggi. Cioè loro definiscono Per i tappeti volanti stanno attestando. Tappeti volanti ancora no, però sicuramente. Ma ci arriva. Ovviamente qual è il discorso di noi operatori di sharing? Definire le responsabilità e i sistemi di pagamento, i rapporti che ci sono contrattuali tra l'operatore e l'utente finale e questa piattaforma terza MAS, perché ad oggi se ne parla tanto, ma poi nel concreto vanno definite delle regole ben precise.